adesso sto filmando. Che bella poltrona che ti ho preparato. No, grazie, capo. Allora, ci troviamo dopo un po' di tempo, è passato un po' di tempo, sì, a Sant'Adriano Monsignor con Cipriani, e è giusto riprendere un po' le news di cosa è successo in questo periodo, come sta andando la tua amministrazione, perché ci è giunta anche la voce di qualcuno che ha lasciato anche, ci dirà i tuoi motivi. Prima che è andata via, diciamo, i primi che sono andati via sono stati l'ex capogruppo Doria per motivi personali, sappiamo insomma la questione di salute di alcuni suoi parenti, però considerata la delicatezza dell'argomento preferirei che magari certe domande le faceste direttamente a lui. Per quanto riguarda l'assessore al bilancio che è andata via a Buscaino, lei è andata via per motivi lavorativi, per cui non aveva più il tempo da dedicare a quella cosa per il quale i cittadini gli avevano dato un incarico, e non sentendosi a posto dal punto di vista della coscienza personale, io non sono più in grado di dare il tempo che è necessario per, preferisco lasciare, e questa è stata la sua scelta. L'ultimo che è andato via è il consigliere di Greci, che onestamente ci saremmo aspettati di avesse fatto un po' più in punta di piedi, è stata una scelta sua, tutti sono padroni di fare le scelte che preferiscono, però diciamo, ho letto anche sui giornali delle cose che non sono vere, ma non fa niente, non sono qui per fare nessuna critica o nessuna polemica, è andata così, mettiamola che è andata così. E noi siamo comunque un gruppo ancora solido, se qualcuno ha qualche dubbio sono qui a confermarlo, siamo assolutamente un gruppo solido e pensiamo di poter andare avanti tranquillamente facendo quello per il quale i cittadini ci hanno eletto. Come gruppo solido, sì, adesso ci sono qui vicino Magenta, Biattegrasso e altri comuni, state portando la vostra esperienza agli altri gruppi del 5 Stelle che si apprestano a entrare nella battaglia politica? Sì, allora, quando ci sono le elezioni, noi siamo, allora, l'anno scorso eravamo i primi eletti in Lombardia, per cui è stato un tour in svariati comuni della Lombardia. Quest'anno c'è anche Vimercate, quindi c'è anche Francesco Sartini, e quindi questo compito ce lo dividiamo un po'. Ovviamente se parliamo di Abietegas e Magenta parliamo del Magentino, sicuramente sono realtà con le quali noi stiamo molto vicini, assolutamente siamo qui vicini, quindi noi stiamo cercando di dargli una mano per quello che può essere, portando la nostra esperienza, ecco. Ho visto dei gruppi ben formati, anche Magenta mi sembra che alla fine abbiano trovato la quadra per proporsi, ecco. Gli uomini, hanno messo, sembra che anche. Sì, poi li ho visti al ballottaggio, sul giornale li ho visti al ballottaggio, che non porta, che al Movimento 5 Stelle a quanto pare porta bene. Il nostro opinionista Ersilio Mattioni vi ha dato in tutti e due i comuni al ballottaggio. Perfetto, a noi non può che far piacere essere al ballottaggio, considerate i precedenti ballottaggi ai quali abbiamo partecipato come Movimento 5 Stelle. E quindi non ci resta che essere fiduciosi, dopodiché sicuramente poi verrà la parte più dura, perché nel momento in cui vinci poi devi mettere in atto quello che è il programma elettorale, che è quello che un po' ci differenzia dalle altre forze politiche. Una cosa la promettiamo perché poi la manteniamo, e questa a volte lascia un po' perplessi i cittadini che non se l'aspettano, fondamentalmente a volte capita anche questo. Non so, io gli auguro, io l'ho fatto personalmente, ma approfitto anche adesso per augurare ai gruppi di Abietegrasso e Magenta di poter ottenere il risultato che desiderano e che tutti quanti vogliamo, e avere qualche altro comune 5 Stelle in Lombardia, insomma, la specialità. Torniamo a Sant'Adriano. I lavori che dovrai fare qui in Piazza Liberazione, Piazza Repubblica, cosa sta succedendo? Allora, Piazza Repubblica è una piazza che è stata fatta 14 anni fa e ha rappresentato, ha evidenziato delle. Ho sbagliato, ho detto Piazza Le. Piazza di Indipendenza Magenta. Ho detto la testa Magenta, va bene. Capita. Piazza Repubblica ha rappresentato delle problematiche già dopo qualche anno, con dei cedimenti. Basta fare una passeggiata per vederli, sono sotto gli occhi di tutti.
Il problema qual è? Il problema è che l'assicurazione che avrebbe coperto eventuali problematiche scade dopo 10 anni. Oggi ci troviamo dopo 14 anni e quindi dobbiamo provvedere con i soldi dei cittadini. Quando in precedenza, se si fosse fatta qualcosa prima dei 10 anni, si sarebbe potuto provvedere con le assicurazioni che erano previste. Quindi diciamo che da questo punto di vista probabilmente chi ha amministrato negli anni passati, io spero che qualche responsabilità se la senta, tutto qua. Poi dopo non voglio dire che dovevano, no. Io se avessi amministrato negli anni in cui mi poteva valere dell'assicurazione e non l'avessi fatto, oggi mi sentirei qualche in difficoltà, un po' mi sentirei onestamente. Morale della favola, comunque abbiamo deciso di intervenire, quindi stiamo intervenendo con degli interventi di ripristino dove più danneggiata. Ecco. Localizzati. Nella zona vicino, dove abbiamo recintato, nella zona vicino la parrucchiera, e lì c'è l'intervento più grosso, per il quale ieri proprio abbiamo fatto un sopralluogo con una ditta che ci farà avere un preventivo. E dopodiché capiremo di che cifra stiamo parlando. La stessa cosa stiamo facendo in Piazza Cavour, che è stata chiusa perché Piazza Cavour era stata creata e strutturata per essere pedonale. Nel momento in cui è stata aperta, e dico anche legittimamente, da un'altra amministrazione che legittimamente decide di aprirla, forse era opportuno che avesse fatto dei lavori per metterla in condizioni di diventare carrabile, perché aprire una piazza pedonale al traffico significa distruggerla, come è successo qua. E quindi oggi ci troviamo a dover intervenire anche lì, e anche lì faremo dei lavori di ripristino che inizieranno in questi giorni, forse anche oggi stesso. Sono già lì, praticamente sì, c'è già un lavoro affidato che forse inizia oggi o domani, non so, comunque in questi giorni. Dopodiché andiamo in Piazza Repubblica. Piazza Repubblica è un'altra piazza che è stata demolita dal passaggio di camion che hanno edificato alle spalle alle spalle del pub, è stato costruito un palazzo e dei camion l'hanno percorsa. È ovvio che una strada come quella, di un pregio come quello, non era opportuno che fosse percorsa da dei tir. Però stiamo facendo le verifiche per capire se ci saranno o meno, se è possibile o meno dare delle responsabilità a qualcuno, perché è giusto che qualcuno paghi, non possono essere sempre i cittadini a pagare i danni degli altri. Poi se riusciremo ad accertare che c'è qualcuno che è responsabile, gli chiederemo di pagare a lui. Qualora così non fosse, pagheranno i cittadini come sempre. Per quanto riguarda invece Via Mazzini purtroppo ha avuto tanto clamore questo intervento, nonostante i miei ripetuti inviti ad attendere il termine dei lavori. Ha avuto tanto clamore perché? Perché c'è stata una parte, soprattutto politica, che ha strumentalizzato la cosa, non avendo chiaro cosa succedeva e volendo comunque strumentalizzare il fatto che venisse messa a norma un marciapiede in corrispondenza di un bar. Adesso lì ci poteva essere un calzolaio, ci poteva essere un qualsiasi attività, non sarebbe cambiato nulla, noi il marciapiede l'avremmo fatto comunque così, perché così è previsto, perché tecnicamente così è previsto. Ci siamo consultati con i tecnici, con la ditta che poi ha eseguito gli interventi, eccetera, eccetera, e tutti ci hanno confermato che l'intervento da fare era quello. Tant'è vero che oggi a Milano, se uno va in giro per Milano, stanno facendo gli stessi identici lavori che abbiamo già fatto noi, si stanno orientando tutti su questo genere di intervento, che dà un po' più di vivibilità per i pedoni, li mette sicuramente in sicurezza. Non abbiamo ristretto la carreggiata, non abbiamo ristretto la carreggiata di Via Verdi, abbiamo messo in sicurezza il passaggio pedonale dei cittadini spostando i posteggi sulla destra. Secondo noi abbiamo fatto un lavoro che andava fatto così e l'abbiamo fatto bene. Dopodiché, oggi polemiche non ce ne sono più. Io sono una persona che va spesso sui cantieri, vado spesso a vedere soprattutto prima che iniziano, prima che si decide, nella fase in cui valutiamo. Perché? Perché io sono fatto così, perché a me piace star lì sul posto, mi metto in un angolo e osservo, vedo cosa succede, cosa fanno le persone, dove attraversano, dove vanno, cosa fanno, le abitudini. Perché è su quello che dobbiamo lavorare sul fatto che le persone hanno già delle abitudini. E allora dobbiamo cercare di affinché loro vivano le loro abitudini, ma in sicurezza. In quei giorni lì, io ho due figli piccoli che hanno frequentato la scuola, quello è un posto di passaggio
di collegamento tra la scuola materna e la scuola elementare. L'ho fatto centinaia di volte, ovviamente, avendo due figli. Lì le persone, quelle con i passeggini o con la, o magari i disabili in carrozzella, dovevano passare in mezzo alla strada, e questo non è concepibile. Come dovevano passare in mezzo alla strada in Via Verdi? Erano costretti a camminare in mezzo alla strada sul lato destro, perché sul lato sinistro c'erano le macchine, sul lato destro c'erano le abitazioni, che chissà per quale motivo le finestre sono state autorizzate battenti, certamente non da noi ma da chi ci ha preceduti negli anni passati, anziché scorrevoli, perché quelle del piano terra in teoria dovrebbero essere scorrevoli tutte, e invece lì ci abbiamo le finestre che sono battenti, che hanno rappresentato un altro problema. Ma le persone camminavano in mezzo alla strada con le macchine, quando tu andavi in senso di marcia, che ti percorrevano alle spalle. Quindi la sicurezza lì era assolutamente pericolosa, abbiamo documentazioni fotografiche eccetera eccetera. Abbiamo fatto lì delle prove facendo svoltare, perché prima di realizzare il marciapiede abbiamo messo delle transenne, abbiamo fatto girare dei furgoni, abbiamo fatto girare dei furgoncini, dei camioncini, ci passavano, tant'è vero che la carreggiata è 3,40 m, che è assolutamente in linea con le normative vigenti che dicono che le strade urbane esistenti, ti specifico esistenti, adesso ti spiego perché, devono essere da 2,75 m a 3,40 m, diversamente da quello che la signora Caon, durante il question time, è in consiglio comunale, dicendo che c'è una legge del 2001 che prevede che le strade devono essere 3,75 m esatto. Peccato che la signora Caon, e lo sapeva, quindi lì in quel momento ha preferito bleffare piuttosto che dire ai cittadini presenti qual era la realtà, quel 3,75 si riferisce alle nuove strade, nuove zone, zone di nuova costruzione con nuove strade, quello è il limite, 3,75, ha perfettamente ragione, ma non si riferiva alla strada di Via Verdi, neanche alla Mazzini. Quindi questi giochetti fanno capire alle persone, a chi oggi ci sta ascoltando o ci sta vedendo, con quale politica abbiamo a che fare, con quale politica hanno avuto a che fare loro negli anni passati, quella che vuole solo ingannare i cittadini, perché se fossero state persone corrette una cosa del genere non l'avrebbero dovuta dire, o quantomeno avrebbero dovuto dire qualcosa di diverso. Hanno cercato di mischiare. È stata cavalcata. Esatto. È stata cavalcata. Sì, ma una cosa che non era, perché Via Verdi e Via Mazzini non sono due strade nuove, quindi la normativa li prevede da 2,75 a 3,50. Tutto qua. Dopodiché abbiamo messo in sicurezza anche, abbiamo fatto l'abbattimento per architettonica anche dall'altra parte, dalla parte di Via Matteotti, creando il nuovo scivolo, e continueremo così fino a Via Curiel. Metteremo in sicurezza. Il problema dei cittadini qual è? Dei commercianti. E qual è? I parcheggi. Perfetto. Noi non stiamo togliendo parcheggi, perché se noi andiamo in Piazza Cavour, dalla parte di Via delle Scuole e Via Mazzini e Via di Amicis, abbiamo creato 9 stalli in più di sosta a 30 minuti. Il problema sarà poi controllare che sia effettivamente 30 minuti, però intanto li abbiamo creati. La polizia locale lo sa e controllerà, vigilerà affinché questo limite venga rispettato. In Via di Amicis la situazione è quella che è, la sappiamo tutti. In Via Mazzini abbiamo rinunciato per ora a 2 posti auto, per ora, ma i lavori non sono finiti, perché quando finiremo anche il tratto fino a Via Curiel sono sicuro che alla fine i posti che mancheranno forse saranno 1, alla fine la somma di tutti i parcheggi esistenti prima dell'intervento e dopo l'intervento forse sarà meno 1, ricordiamoci più 9 però dall'altra parte. Amen. Siamo in un contesto già urbanizzato, il centro storico, dove non è che si possano fare miracoli, stiamo cercando di fare il possibile, e comunque credo che un meno uno per la sicurezza di chi percorre il marciapiede a piedi, per chi lo percorre in carrozzina, per i bambini che vanno a scuola tutti i giorni, penso che sia voglia di fumare una sigaretta. Esatto. Penso che sia un compromesso accettabile, un meno uno di parcheggi. Dopodiché abbiamo deciso di fare degli interventi, perché per noi è prioritaria la messa in sicurezza del paese, è prioritaria l'abbattimento delle barriere architettoniche. Su questo faremo anche uno studio, un progetto che si chiama PEBA, ci affideremo uno studio professionista per il quale che farà un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, un progetto di piste ciclabili, farà tutto un quadro completo del paese di Sedriano, e quello poi abbiamo intenzione di realizzarlo. Siamo qui per fare quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, cioè mettere in sicurezza il paese, abbattere le barriere architettoniche.
certamente non per danneggiare nessuno e tantomeno per danneggiare i commercianti, tant'è vero che gli abbiamo portato lo stallo dai 60 minuti ai 30 minuti. Mi sembra un comportamento accettabile. Esatto. Abbiamo invertito il senso di Via Verdi, ma perché? Perché c'è stato un motivo di sicurezza, perché al pomeriggio, all'uscita della Mazzini, la scuola materna, il pomeriggio i genitori sostavano in mezzo alla strada perché non c'è altro spazio, del resto se la scuola è stato deciso che fosse lì, negli anni passati, oggi è lì, se avremo possibilità di spostarla non lo so, ma non è questo l'argomento. L'argomento era mettere in sicurezza l'uscita dei bambini. Tant'è vero che abbiamo fatto una sperimentazione per chiudere la via della via Mazzini temporaneamente 20 minuti la mattina e 20 minuti il pomeriggio. I 20 minuti della mattina sono stati poi, abbiamo fatto il passo indietro perché ci siamo resi conto, personalmente sono stato lì sul posto 3-4 giorni e sono stato anche sfortunato perché sono stati anche i giorni più freddi, sono stato lì la mattina in un angolo a vedere se effettivamente queste transenne servissero. E mi sono reso conto che non servivano, per cui non abbiamo avuto problemi a dire ok, abbiamo sbagliato, le transenne le togliamo la mattina, pomeriggio è in discussione, non è discutibile che ci devono essere, pomeriggio servono per forza. Per cui a quel punto cosa succedeva? Se mettiamo in sicurezza quel tratto di strada, le macchine che arrivavano dovevamo dargli uno sbocco, l'unico sbocco possibile era la via Verdi. Diversamente avremmo dovuto chiudere tutta la via Mazzini fino alla via Matteotti, con polemiche assurde che avrei anche compreso a quel punto, sarebbe sembrato un intervento un po' eccessivo, soprattutto in questo momento. Per cui abbiamo fatto questa scelta che per noi va nella direzione. Quindi giusta. La viabilità è uno dei punti cardine, esatto, del vostro programma. Esatto. Hai altre cose che vorresti sfruttare l'occasione in questo momento di... Ma guarda, stiamo facendo dei grossi interventi nelle scuole. L'anno scorso ci siamo dedicati a Roveda, dove abbiamo fatto dei lavori per le aule e quest'estate ripristineremo la pavimentazione. Abbiamo fatto un lavoro di messa in sicurezza della canna fumaria vecchia, l'abbiamo eliminata, e questo non consentiva ai bambini di uscire in cortile. Perché? Perché c'era il pericolo di questa canna fumaria che sembrava fosse pericolante. Dopodiché l'anno scorso abbiamo messo dei pannelli fotovoltaici, quindi la scuola di Roveda di fatto oggi elettricamente è autonoma. Direi verso l'ecologia. Che abbiamo fatto un bel passo avanti verso l'ecologia, abbiamo fatto un bel passo avanti verso un adattamento, una ristrutturazione della struttura che gli insegnanti chiedevano e che ci hanno detto loro, non noi perché non lo potevamo sapere, che sono tantissimi anni che non si metteva mano alle scuole, perché il problema qual è? È che le scuole sono l'argomento di tutte le campagne elettorali, però poi tutti se le scordano dopo, fanno il minimo indispensabile e se le scordano. Noi abbiamo sempre detto che non saremmo stati così, avremmo promesso poche cose, ma quelle poche cose le avremmo fatte e penso che le stiamo facendo. Certo che chi si aspettava che avremmo fatto tutto in un anno, insomma, mi dispiace per lui, ma purtroppo non è pensabile fare tutto in un anno, anche per un calcolo matematico. Se uno fa un po' mente locale e dice ok, per sistemare Setriano ci vorrebbero intorno agli 8 milioni di euro, se uno volesse fare barriere architettoniche, le scuole eccetera eccetera. Sì, ok, ma 8 milioni di euro non ce li hai all'anno, noi abbiamo 350-400 mila euro l'anno di investimenti, facendo quattro conti vuol dire 20 anni. Noi pensiamo di poter spendere bene i soldi dei cittadini e pensiamo che lo stiamo dimostrando. Piano piano faremo tutto. L'anno scorso è stato l'anno di Roveda, quest'anno sarà l'anno delle scuole medie. Infatti nelle scuole medie quest'anno abbiamo stanziato un investimento di 200.000 euro. Ci stiamo confrontando con il collegio dei docenti, quindi con la preside, eccetera, eccetera, per poter fare degli interventi mirati che non sono utili secondo la nostra visione, ma che sono utili secondo la visione di chi la scuola la vive, cioè gli insegnanti. Per cui gli insegnanti, che risolvono delle problematiche, esatto, perché loro conoscono. Esatto, perché fare degli interventi a scuola partendo dal presupposto che l'abbiamo deciso noi a tavolino, c'è il tempo che trova. Per cui noi abbiamo fatto un elenco di proposte, loro le hanno portate nel loro collegio docenti, qualcuna l'hanno avallata, qualcun'altra hanno detto che secondo loro è meno importante di altre che hanno inserito. Va benissimo, noi non è un problema, non siamo qui per decidere noi per tutti, siamo qui per decidere di fare le cose condividendole con chi le vive, in questo caso la scuola, più ottimale. Esatto, in questo caso la scuola, quindi in questo caso noi abbiamo avuto un confronto aperto e leale con gli insegnanti,
che ci hanno comunicato quali erano secondo loro le priorità e su queste ci concentreremo. Sul discorso per esempio condivisione, sono girate tantissime voci su questa storia della pista ciclabile, che l'allarghiamo, che qua, che là. Guarda, sono un po' perplesso perché noi abbiamo detto sempre avremmo condiviso i progetti importanti, quelli veramente di grosso impatto con i cittadini, e è quello che faremo, tant'è vero che il progetto in quel momento non c'era. Evidentemente qualcuno è rimasto sorpreso nel vedere che un'amministrazione, io presente, o dei tecnici, quindi i nostri dei lavori pubblici, vanno sul posto a verificare, a fare le misure, a tracciare eccetera eccetera, ma questo ci è servito semplicemente per capire se quello che vedevamo su carta era poi riportabile nella realtà. E spesso e volentieri ti accorgi che quando poi vai nella realtà qualcosa cambia rispetto alla carta. È per questo che io dico sempre alziamoci dalla sedia e andiamo sul posto, perché se non andiamo sul posto, anche esatto, io lo faccio per primo, sono il primo che si alza dalla sedia e va sul posto. Io spero che questo la gente lo apprezzi, vado lì proprio per capire, per vedere se quello che stiamo pensando sia la cosa giusta. Dopodiché mettiamo giù un disegno e abbiamo programmato per il 18 aprile alle ore 21 presso l'auditorium della scuola media un incontro con tutti i commercianti che hanno ricevuto un invito scritto da parte dell'amministrazione proprio per parlare di viabilità. Questo per dire che porteremo un progetto, condivideremo con loro eventuali criticità, siamo disposti a discutere, ad ascoltare le loro posizioni, a discutere su qualcosa, cambieremo idea magari, su altre magari no, dipende, vedremo cosa uscirà da quella riunione. Certamente non andiamo lì prevenuti, però andiamo lì con l'idea che il nostro punto di partenza è mettere in sicurezza il paese e abbattere le barriere architettoniche. Questa è l'idea principale per quanto ci riguarda. Poi ci scontreremo con quelle che sono le realtà di tutti i giorni dei commercianti, vediamo di trovare un accordo. Io immagino che qualcosa magari dovremmo tirare via noi, però devono pensare anche loro devono fare un piccolo sacrificio, tutti dobbiamo fare un piccolo sacrificio se vogliamo che qualcosa cambi e che cambi meglio. Purtroppo è un po', ti scontri anche con le abitudini, no? Con le abitudini che sono sempre la cosa un po' più difficile da dover cambiare. È un lavoro lungo e duro. Facciamo finale. Cipriani è contento di quello che sta facendo, alla fine si sente soddisfatto, cerca la collaborazione, da come stai dicendo, con tutte le varie realtà che ci sono, commercianti, scuola, docenti, quindi anche un periodo di prova che però si sta rivelando poi sull'obiettivo che vorrei raggiungere, giusto? Sì, sicuramente è giusto, io sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, lavoro tantissime ore, che poi non significa che siano, cioè uno potrebbe dire sì ma lavori tante ore però la qualità è un'altra cosa, io lavoro tante ore e penso di lavorare anche con qualità, di metterci l'impegno, di metterci tutto quello che posso. Passione può. Tutta l'amministrazione ci mette tutto quello che può. Siamo qui a cercare di sistemare, di mantenere quelle promesse che avevamo fatto, cioè siamo consapevoli che le persone che ci hanno votato credevano in noi, io a loro chiedo semplicemente un po' di pazienza, abbiamo un mandato che dura 5 anni, non è pensabile che si possa fare tutto in un anno, uno perché non ci sono i tempi materiali per farlo in un anno, soldi, uno perché non ci sono i soldi per farlo in un anno. Non è solo 5 Stelle che non esatto, vuole i soldi, però già il fatto che noi facciamo, che riusciamo a sfruttare tutti i soldi a disposizione nell'arco dell'anno e mandiamo delle cifre irrisorie in avanzo, già significa che questa amministrazione ha lavorato bene. Ha lavorato bene perché se tutti i soldi che c'è a disposizione riesce a spenderli creando dei progetti, vuol dire che ha lavorato bene. Solitamente invece non è così, perché solitamente i soldi che tu avanzi vanno in avanzo. È un po', diciamo, scendiamo un po' in un tecnicismo, però diciamo che l'amministrazione che lavora bene è quella che fa un avanzo minimo, questa è l'amministrazione che lavora bene e noi quest'anno penso che abbiamo fatto un avanzo minimo rispetto a sicuramente tutti gli anni passati. Abbiamo degli stanziamenti che arrivano dallo Stato che sono di un importo molto inferiore, superiamo il milione di euro in meno rispetto alle amministrazioni che ci hanno preceduto.
siamo costretti certamente a fare degli interventi di manutenzione. Il nostro mandato si concentrerà con gli interventi di manutenzione nelle scuole, sulle strade, non saremo qui a creare la nuova Villa Colombo, la nuova Villa Lavena, no, non ci serve a noi quella roba, a noi ci serve sistemare quello che già è esistente. Basta, dopodiché chiediamo il comportamento del buon padre di famiglia e lavorare. Esatto. Chiediamo solo un po' di pazienza e poi alla fine i cittadini avranno un quadro più completo di quello che avremo fatto e di quello che saremo stati capaci di fare per poter valutare onestamente, con serenità, se meritiamo di avere un'altra chance dopo questi 5 anni oppure no. Insomma, adesso mi sembra anche un po' prematuro, ecco, non è neanche 1 anno e mezzo, quindi stiamo parlando di un discorso che si farà magari più avanti. Stiamo seguendo il discorso, per esempio, questo è importante per i cittadini, perché uscirà un comunicato con Città Metropolitana per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ho partecipato a una riunione di Città Metropolitana in cui sembrerebbe che mancano dei trasferimenti da parte dello Stato e da parte della Regione Lombardia per circa 4,7 milioni, che servirebbero a garantire il trasporto pubblico locale esattamente come è oggi. Se non arrivano questi fondi, si rischia che vengano soppresse delle corse o addirittura delle linee. Su questo stiamo monitorando e sto seguendo personalmente la cosa, perché il trasporto pubblico locale è sicuramente una cosa importante per i cittadini. Una cosa però, che va incentivata invece, esatto, però questo dovrebbe rendere bene l'idea di una cosa, dovrebbe far riflettere i cittadini su una cosa. Lo Stato centrale parla di città metropolitane, quindi di adeguamento delle più grandi città italiane alle città europee, con dei collegamenti come le metropolitane, eccetera, eccetera, fa questi discorsi, poi nella realtà taglia i fondi alle città metropolitane e non gli consente di realizzare quel progetto di cui tanto parlano in televisione. Ci troviamo nello stesso teatrino, fanno una promessa e poi fanno l'esatto contrario, siamo sempre alle solide. Io spero che i cittadini abbiano modo di riflettere su questo faremo, ovviamente, come ho detto prima, un comunicato stampa con il quale spiegheremo, dati alla mano, che cosa sta succedendo, perché non voglio mai che i cittadini un domani si trovino con delle corse soppresse e lo sappiano il giorno prima. Io li avviserò, li terrò informati di quello che è il percorso che Città Metropolitana sta mettendo in piedi in collaborazione con tutti i sindaci della Città Metropolitana. Adesso hanno chiesto un incontro con l'assessore alla regione, con il signor Garavaglia, per quanto riguarda questo argomento. Si presenteranno a quell'incontro una delegazione di sindaci, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Magentino, noi stiamo dando il nostro appoggio a rappresentarci a Mary Bono, che è l'assessore di Cornaredo. E vediamo cosa succede. E un'altra cosa che è importante è che ho fissato un appuntamento con l'ufficio tecnico di Città Metropolitana per quanto riguarda il nostro trasporto pubblico locale. Per mettere in sicurezza, questo incontro è centralizzato su una cosa: la messa in sicurezza dell'incrocio che c'è tra via Fagnani e via De Amicis, quella strettoia, e la strettoia che c'è a Roveda in prossimità del giornalaio. Questo argomento io ho scritto una lettera a Città Metropolitana, ho evidenziato la pericolosità, ho rappresentato che questa amministrazione è fortemente intenzionata a mettere in sicurezza quei due punti, ho prospettato delle soluzioni viabilistiche che potrebbero risolvere la cosa in maniera abbastanza indolore, soprattutto per Città Metropolitana e quindi per il trasporto pubblico e per i cittadini che ne usufruiscono, però non siamo disposti ad accettare il rischio di dover poi parlare dopo un incidente magari anche mortale. Quindi io voglio che sia chiaro questo, noi stiamo lavorando su questo. Il 2 di maggio c'è un incontro con i tecnici di Città Metropolitana che verranno sul posto a verificare. Qualora si dovesse raggiungere l'accordo, noi stanzieremo i soldi per mettere in sicurezza quei due incroci, la viabilità subirà una piccola modifica, i cittadini non saranno danneggiati in nulla perché le fermate rimarranno esattamente le stesse, però è giusto che i cittadini lo sappiano. Stiamo lavorando anche su questo, che è una cosa importante e sentita. Ti salutiamo, grazie della tua ruota libera e descrittiva. Grazie a te dell'opportunità di poter fare questi video ogni tanto. Un'intervista è sempre piacevole, soprattutto con te che mi lasci parlare. Non abbiamo una frequenza esatta, ma torniamo. Ti
Ti ringrazio e ti approfitto anche per fare tanti auguri di buona Pasqua a tutti, a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Auguri di buona Pasqua. Auguri anche a te, Francesco. Grazie.